Ho ringraziato il questore, ho detto al questore che sarei venuto a ringraziare le forze dell'ordine che stanno portando avanti questa operazione. Io l'ho fatto e credo che sia stato molto importante questa operazione, era un'operazione che si aspettava da tanto tempo. Bisogna ripristinare la legalità, bisogna fare in modo che chi ha diritto di vivere in queste case ci vive, a chi non ha diritto venga preso in carico dai servizi sociali e trovi un'altra soluzione. E poi bisogna anche controllare che all'interno di questa illegalità, se ci sono altre situazioni di illegalità, vanno represse. Il Via Bolla ha voluto salutare di persona gli agenti che dalle prime ore di questa mattina sono impegnati in questa operazione. Sicuramente ho voluto venire a ringraziarli personalmente, perché grazie al loro lavoro che quotidianamente pongono in essere con grande determinazione noi possiamo ancora vivere in una società che è rispettosa della legalità. Stiano facendo delle indagini e dei controlli. Mi auguro che si arrivi anche allo sgombero degli abusivi. Non si poteva più rinviare se vogliamo mantenere un minimo di legalità. Credo che si debba mantenere la legalità, quindi che si debba iniziare a sgombrare chi occupa abusivamente questi immobili, che di loro se ne occupino i servizi sociali e poi che qui dentro ci vivano persone che hanno diritto di viverci. È un'operazione di rispetto della legalità, o non cerchiamo di cambiare le carte in tavola. Qui ci si è accertato che ci sono tante situazioni illegali, quindi quando si verificano situazioni di questo genere bisogna ripristinare la legalità. Se non si comincia mai, non si arriva mai alla soluzione. Questo è un ottimo inizio. Grazie, buon lavoro.